Innanzitutto le cose che abbiamo realizzato nel 2015 che sono straordinarie, dal fondo per i disabili, trasporto gratuito per gli studenti, le borse di studio per il 100% degli studenti meritevoli, l'avvio di un programma di acquisto imponente di pullman e treni nuovi per il trasporto pubblico locale e poi la definizione del POR 2014-2020 per poter investire da subito i fondi europei. Ovviamente la sfida che abbiamo davanti nel 2016 è quella di completare un lavoro di sburocratizzazione radicale. Nessuno da decenni ha messo mano sulla macchina burocratico-amministrativa. Abbiamo realizzato lo sportello unico che dovrà entrare in funzione, nessun parere regionale per più di 3 mesi di tempo. Dobbiamo davvero sburocratizzare tutto, metteremo mani ai consorzi ASI, a tutte le strutture della regione che dobbiamo semplificare. Abbiamo deciso di ridurre da 43 a 6 le società partecipate, andremo avanti così. Poi il lavoro, abbiamo nelle mani miliardi di euro di fondi europei. Non dovrà succedere mai più che restituiamo soldi all'Europa o non utilizziamo appieno queste risorse. E quindi noi contiamo di creare lavoro permanente con i miliardi di euro di fondi europei che abbiamo a disposizione. E infine grandi servizi di civiltà, sanità e trasporti. Per la sanità cancelleremo dal 2016 la vergogna delle liste di attesa che arrivano fino a 270 giorni. Cancelleremo la vergogna ai tetti di spesa che lasciano per 4 mesi ogni anno i nostri concittadini privi di assistenza. Faremo i contratti con le strutture della sanità privata convenzionale. Trasporto. Dobbiamo uscire da questo disastro che abbiamo ereditato, concludendo un accordo bonario con le Ferrovie dello Stato a cui non abbiamo pagato tutto il 2013, facendo transazioni con imprese che sono state bloccate sulle linee della Circumvesuviana per 4 anni. È maturato un contenzioso per centinaia di milioni di euro. Ci auguriamo di risolverlo in maniera bonaria.